Guardiamo un po' quale classi possiamo scegliere. Tranne il guerriero, scegliete voi. Non scegliete il guerriero perché non lo sappiamo giocare. È troppo difficile, perderemo subito. Un po' come abbiamo fatto mentre ora. Mentre invece ora, siccome era una delle classi più forti, c'è Jaina la maga che è molto forte, però anche Balera non è malvagia. Votate! Mago! Intanto noi vi facciamo vedere. Siamo, allora, siamo in 10. Un voto per mago, vi facciamo vedere Peppa Pig e suoniamo Attaccati a sto Hasen. Abbiamo fatto la sigla un attimo, sette visite. Ciambella sosteneva guerriero, ma il guerriero abbiamo premesso poc'anzi. Allora, che... considerando il discorso di prima, questo. Anche se tutti i servitori costano un'umana in più. Lo so, però questo. Va bene, quello va in 4-5 con scudo divino e provocazione. Sì, sì, che dici te ora? Se l'avversario ha 4 più servitori, prende il controllo di un servitore casual. Quello è molto situazionale. Questa invece? Oh, mi piace molto. Ora, non facciamo il mazzo al contrario di voi. Allora, ogni volta che lanci una magia, il dragone di mana ottiene più un attacco. Questo è forte. Da tenere in dentro, però. Cioè? Da devi tenere in campo e devi avere delle magie. Lo so. Intelletto arcano è buono, mi piace un sacco. Ma io prenderei dragone. Prendiamo dragone. Insomma, Sirio del dragone. Visto ce n'è un altro. Quando il tuo eroe viene attaccato ottiene 8 armatura. Quando l'avversario gioca un servitore ne evoca una copia sotto il controllo. Sotto il tuo controllo. Questa abbastanza pesa. Anche se il dragone di mana continua ad essere una carta molto forte. Deve avere le magie. Esatto. Quindi questi sono due segreti e un servitore. Quindi... queste sono considerate magie, no? I segreti sono considerate magie? Prendiamo il dragone di mana. No! Ah, questa? Non avevo capito allora. Ancora. Infligge 6 danni. Oh, insomma, una bella palla di fuoco. Una bella palla di fuoco, sì. Causa congelamento a un servitore e servitore adiagenti. Infligge loro un questa danno. Questa a me piace. Ho giocato contro un mago che ogni turno mi congelava la gente. Io prenderei... questo, perché con il potere del mago gli infliggi un danno e diventa automaticamente rabbioso, furia del vento, più un attacco. Ok. Ti piace? Anche se te volevi provocazione? Questa è difensiva, trasforma un servitore in questa una pecora 1-1. Infliggi 3 danni suddivisi casualmente tra personaggi nemici. Sì, mi pare buono. Sì, è infame. Ecco, dalla. Segreto, quando il tuo eroe subisce danni fatali... l'impedisce e diventa immune per quel turno. Fa un segreto un po' barlaccio, eh. Sì. Costa 1 in mana in meno per ogni danno subito dal tuo eroe. Quindi se subisci. Se sei a 10 punti vita. Costa questa carta. Costa 0. Io giocherei per andare questa. Sì. Che è un 4-2 a costo 3. Dopotutto. Ogni volta che lanci una magia, pesca una carta. Io prenderei questa considerando che da ora in poi possiamo cominciare a prendere magie. Se sì, le troviamo. Già preso. No. Ho sbagliato. Lo so. 2, sì, forse. Scudo divino, perché non abbiamo per ora gridi di battaglia, non ne abbiamo. Anche se... sì, uno. Prenderei scudo divino. Vai. Che dici? Non so, questo è un... Cioè, mi piacciono tutte e tre queste carte. In realtà... è un 5-4, eh? Deciso. A me piace il 4-2 che spara. Però è una carta un po' costosa e... via, prendiamola. Ma se ti piace di più la sua arma più 2 d'attacco, no, non abbiamo armi. Quindi la scelta stava ricadendo o sul 7-7 o sul 4-2. Il 7-7 costa 7. Boh, mi fa un po' care. Allora vai con lui. 1-1. Rabbia per lo stesso discorso di prima. Ma provocazione. Dragone di Nibana. Prendiamo il dragone di mana. Magie! 6 danni.
Quando un servitore attacca il tuo eroe viene distrutto. Dopo aver lanciato una magia, il piromante infligge un danno a tutti. Non mi piace. Ti garba vaporizzazione. Meglio. Io non mi piacciono i segreti. Magari i segreti sono magie. Entità speculare. Il bombarolo, allora. Cazzo. Il bombarolo, cazzo. L'abbiamo già presa, eh? Sì, questa sì. Dai, prendiamola. Tira una testa. E che ci posso fare? Questa c'ha provocazione e rabbia. Provocazione può, può rientrare anche nei suoi canoni di carta giocabile? Sì. Oh, ma... non mi devi sfottere perché sono un giocatore. Oh, provocazione casto. Scuda divino. E quello là, grido di battaglia? Fanno tutti cagare. Rimuove un'integrità della... schifo. Ponna è schifo. Segreto. Quando il tuo un servitore attacca il tuo eroe... Quando viene giocato un segreto... Ora di sì, facciamo praticamente Dragon Gun durante la settimana. Andiamo, vado io un po' live lui, così per aspettare la domenica. Ma la domenica siamo tutti riuniti e ci facciamo delle belle giocate, facciamo delle novità. Stasera manca Fabione alias Ciuffo. Se no, in genere giocheremo anche a giochi da quattro persone e ci legneremo come dei disperati. Esatto. A me piace la custodia dei segreti. Abbiamo tanti segreti, vero? Quanti ne abbiamo? Mi sembra 3 o 4. Aia, mi fa male. 2. 3. 3. 3 è un numero basso, di segreti. Però non lo so, perché comunque questi segreti li giochi più avanti nella partita e quindi questo poi diventerebbe quasi inutile. Bisogna vedere quando la peschi, se la... Io cioè prenderei questo. Non l'avevo vista. Oh no, vaporizzazione prenderei in realtà. Ogni volta lancio la magia fresca una carta. Vabbè, vaporizzazione. Bella è vaporizzazione. Però poi con che cazzo si gioca? Cioè non ci sa creature. Prendiamo questo. Prendi qui. È un obbligo prendere il l'ho detto che è proprio un obbligo nostro. Se c'è il pozzo solare sì, va preso. Preso perché c'è la battuta. Spezza magia. Sì. La tua magia non ti salverà. Questo 0-4 fuori dal discorso. Sì. Prenderei 4-4 con potenza magica. Sì. Sono pronto. Io non sono pronto. I servitori della scelta hanno più un attacco. Guerriero Tauren. Ok. Provocazione. C'è scritto provocazione, a me basta. Anche se costa 3. È un 2-3, però anche rabbia. Gli danno un colpo se lo stirano. Metamorfosi. Sì. O golem mesitore. Che golem mesitore non è malvagio, eh? Scegliete. Hai scelto metamorfe. Maestra del culo. Questa si è presa prima. È durata Ducate, morta. È durata Ducate e tu l'hai giocata da sola di fronte all'orda. Si piglia? Questa o questa? Di entità speculari ci saranno anche troppe. Basta, ci siamo rotti il pane delle entità speculari. Figge danno o causa congelamento personaggi che danneggia. Bella lei, mi piace. Io prenderei quasi questa per la curva di mana. Ma allora prendi quella per la curva di mana. Però questa è forte. Piglio questo? Prendi a parte, voglio dire, noi in quanto a sparecchiamento, se siamo però curva di mana. Cioè, per la curva di mana servirebbero creature di quel costo lì. Quindi, se volete consigliarci, anche se siete in ritardo, probabilmente quando scriverete abbiamo già scelto la carta, potete purtroppo farlo. La linea ci permette questo e basta. Ed altro. Quindi, causa congelamento? Io prenderei questo. Un danno è quel che è. Oh, leggendarie! Ale. Le magie del nemico nel turno successivo hanno un costo pari a 0. Io prenderei Sylvanas Ventolestos. Sì. È finito. Guarda, bella curvina. Questo è l'andamento a campana, usciva a campana di Gauss. Insomma, neanche troppo.
followano, visto? Pronti dopo lo stacchetto musicale? Jaina! Contro Jaina! Oggi dici molto bene, Jaina! Ehi, stai calma, che... La doppiatrice è quella di Brooke di Beautiful. Che io guardo Beautiful, perché in casa mia a mangiare bisogna guardare Beautiful. Scarta il 5, scarta il 5. Perché dovete refreshare la pagina? Il 5 e anche il 3? Io costerei anche questo. Sì, sì, sì. E anche questo. Tutto, tutto. Magari entro il 6, 6, 6. 6, 6, 6 sarebbe una benedizione. 4, 3, 6. Siamo andati di bene in meglio. Bella giocata. Non puoi dire bella giocata. Vogliamo... Lo so, Frankie Thor, che vuoi Risco Brain. Ah. Purtroppo qui non appare tutta la chat. Non so perché, vabbè. Apparirà prima o poi. Quando un servitore attacca il tuo era, viene distrutto. Direi che... gode o muore? Non capisco. Grazie al grazie, che dovevo fare? Mi dispiace. La mia maggioranza. Ma ti dà foto, ha giocato il gol e mi si sorre. Gombloddo! Che fai, Frankie Thor? Mi prendi in giro perché ho il raffreddore? Sì, è ciò che devo fare. Ciò che ogni persona sensata fa quando un'altra persona ha il raffreddore. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo ora. Grazie davvero. Siete nei nostri pensieri. Oh! Vabbè. E gli rientra il golem trinciato. Ehi, lo ammazzo! Io lo trasformerei in 1-1. Sì, però non giochi niente adesso, che poi in una situazione di vantaggio l'altra già. No, perché noi abbiamo più carte. Ora vengo usti, eh. No, no, Dragon Goon. Più tardi giocheremo a Fear 3, un gioco di paura. Ho aggiornato la chat, quindi se non vedete più nulla è per quello. Allora, che ne dici se gioco dragone di mana e poi glielo trasformo in un 1-1 o fa cagare, perché questo in realtà fa schifo. Infatti, metamorfè. Gioco elementale dell'acqua e 1-3. Sì, già meglio. Io userei la metamorfosi su quello, mi sembra un po' buttata ai cannoli. Grazie Baldur, grazie Baldur. Davvero sta laggando, ragazzi? Ma te stai scaricando qualcosa con internet? Decisamente no. Ti dico di no. Allora, come faccio? C'è internet? Non lo so. Più tardi gioco. Oh, ma che cazzo gioco? Che fare? Ecco, ora fa qualcosa. Questo è quello da. È vai, il 3-6. Vai, sì. A me no, vedi? A ciambella non lagga. Mi dispiace che vi lagga. Mi dispiace che vi lagga. Penso che ora giochiamo a Fear. Appena finita l'arena. Appena finita questa arena, giochiamo a Fear. È difficile da dire. Spengiamo tutte le luci, accendiamo le luci soffuse, ci baciamo e poi giochiamo a Fear. No, io non l'avrei baciata comunque. Pensa. Non so se abbiamo fatto bene a giocare. Il drago. Dici? Ora ce la sporta il drago, guarda. Quale draghe? Ah, il drago di di mana? Eccoci. Anche l'altra Jaina ha giocato il drago di mana e poi, tac, ci congela. Ironia della sorte. Vabbè, questo. Le stianti a tiro. Guarda che schianti che ha tirato. È diventato un 3-3. Il nostro traghetto di mana è rimasto un cacca. Oh.
cazzo faccio? Ho 6. Potrei trasformargli. Che fare? Qualcuno, lui in una pecora. E gliela tiri giù. And after that? Ah, fine. Fine. Va bene. Ci può stare, anche perché se poi ce lo riattacca. Tanto di metamorfe ce n'abbiamo un'altra, quindi in caso di difficoltà. Dovete chiudere Skype, sì, è quello. O magari Steam vi si è messo a scaricare qualcosa e non lo sapevate. Qualche programma vi sta aggiornando la merce. Chi lo sa? È bello quando la merce viene aggiornata. Passami quella chiave ad arco. Ecco, una carta che io non metterei nel mazzo mai. Costa 4, 2-4 ti fa appena una carta, è senza senso. Perché non abbiamo trovato quella carta? Allora, che ti devo dire? Ma ho messo un errore, o forse no. Sì. Noi abbiamo commesso un errore. Un grosso archibugio tra le gambe. Ciambella, oh, Ciambella si sta gasando, Why? Secondo me è Ciambella che vi sta surzando tutta la linea a voi. Surzando. Pronto all'azione. Buono, buono, lui sta giocando un botto di carte. Errore madonna. Allora, abbiamo 8, questo ci permette di... Insomma, c'è un bel bacino, di possibilità. Come le userai adesso? Io farei così. Spaccherei lui. No, infligge 6 danni a chi è? A lui. Infligge 6 danni, ok. Perché quella carta è l'unica carta che ci può fare veramente male. Metterei questa e passerei il turno. Sì. Va bene. Non è una cattiva giocata. Anzi no, io gliela... O gliela ammazzo. La provocazione gliela tiri giù? Sì. Sì, è meglio avere... Lasciargli poche creature. Tanto quel 4-1 al che ci può servire. Cioè, nel senso... Giù, già. Poi discorso. Dai, dai. Non è pronto. Per ora abbiamo... Abbiamo vantaggio carte. Dragon Gun, immagino se non sai giocare Hearthstone te lo spieghiamo velocemente io e Paccosi. Sigla. La spiegazione del Paccosi del belli su come si gioca Hearthstone. Grazie Paccosi. Prego. No! Te l'ha peorizzata. Me l'ha peorizzata. Ne aspetta, sapere. Ora ti spiega. Io giocherei. Questa sì. E questa. Sì, mi piace. Quella no. Accanto volevi giocare, sì. Distrutto, sì. Io ti gioco un segreto. Dicevo, allora funziona così. In basso a destra qui ci sono, c'è il mana. Il mana. Cosa ci nasconde il futuro? Il mana? Il mana serve per creare, per evocare le creature. No! Sì! No! Ragazzi, dobbiamo aspettare. È arrivato il momento. No, si gioca questo e questo. Via. Siete pronti? Silenzio. Bambine, andiamo, la scelta a purificare il pozzo solare. E... Quindi, questa è il mana che serve per evocare creature. In alto a sinistra c'è il costo delle carte. In questo caso questa carta costa 3, questa costa 3. Questa costa 5, questa costa 3. Questa costa 3, questa 4. Bravo. In basso a sinistra... Segreto. Oh, 2-3. E ora ci ha congelati. La fine sta arrivando. Han fame. Aiuto, questo distrugge tutte le creature. E dicevo, ti convienrebbe far tornare in mano qualcuno? Il pozzo solare.
Riprendiamo il pozzo solare. Ah, cazzo, no. Vabbè, scusa, te gli distruggi l'orso, quello d'orso, col 5-5, gli fai 3 danni e lo riprendi. No? E che fa? Il pozzo solare? Sì, tanto muoiono tutti dopo. E riprendi, ok. E non riprendi in mano nessuno. E in basso a sinistra c'è l'attacco della carta. E a destra c'è la salute della carta. In questo caso ha 4 punti vita. Se gli faccio 2 danni, avrà comunque 2 punti vita. E nel mezzo alla carta c'è scritto l'abilità. Fine. Gioco questa. E poi questa, perché tanto lui la evocherà una creatura prima o poi. Bollente. E gli facciamo un danno. Ogni creatura che viene giocata gode, soffre di ozio da evocazione. Ovvero, quando tocca il campo di battaglia, non può attaccare direttamente l'avversario. Come non abbia particolare potere detto carica, che gli permette di attaccare appena entra in gioco. Secondo me ha sniffato il segreto. Cioè, che cazzo fa? Non gioca più creature fino alla morte. Sì, sarebbe bello. Niente, gioco lui. Attacco. Magari lo riprende anche in mano per farlo tornare a vita piena. Ma è un'idiozia, forse. Vero? Per ora. Aspetta che scenda di più. Se poi se lo vuoi riprendere. Esatto, è proprio quella. Solo che il Paccosi usa del gergo antico. Sì. E quindi ha detto ozio d'evocazione. In realtà non si scrive ozio con la Z, si scrive alla latina ozium. Otium. Io non so se gli fornisco provocazione. Nel mezzo, sì. E ora guardate la divertenza. Ting. Oh, chi è che c'ha doppio attacco? Chi c'è che c'ha? No, Ozio, senza la S. Ozium. Ozio da non confondere con oppio, eh. Oppio d'evocazione. Oppio d'evocazione. Bella zia. Oh. Ma dai, rigido io. E che succede? Questo. Fantastico. Fanatico. Bastardo. Allora, te gli fai fuori quella col 4. Dai, gli fai fuori. Quanto gioca? Non si gioca più. Allora, ascoltami. Aspetta, gioco questo, glielo silenzio. Vediamo. E vado a vincere. Tua magia non ti salverà. Ok. Perfetto. Tua magia non ti salverà. Oh. Una vittoria per la serata, ragazzi. Sono contento. Dai, magari ci ripaghiamo anche L'arena di poc'anzi. Dove era che abitava Slimo? Non era lui di Domodossola. No, è Hannibal di Domodossola. Frankie Thor, ma dov'è Hannibal? Valla a pescare dal pozzo solare. Finalmente, ce la siamo meritata questa vittoria. È Frankie Thor che ha scritto Boccia poc'anzi. Che vuol dire Boccia? Vuol dire ragazzino, però è il dialetto del nord Italia. Cioè vuol dire tipo... Anche Frankie Thor sta a Domodossola. Infatti. Guarda, se abbiamo proprio una, come si dice, una tribuna d'ascolto di tutta Italia. No, non sai dove sta o sta in culo? Io leverei questo. Sì? Dittatoriale. Sì, no, ma quando mi tieni sotto braccio puoi fare... Ma che cazzo, me l'hai ributtato uguale, cazzo. Che cazzo questi cazzi. Mi dai tenere così, bisogna stare in questo modo. Come boccia, sì. Fratellanza. Sì.
E che cazzo la giada fa questo? Almeno se glielo muori. Non so se glielo muoio subito. Perché? Perché almeno prendo solo 2 danni invece di prenderne 4. Perché ne avevo piglia 4? Perché poi lui mi attacca e gli faccio 2 danni. E mi attacca e lo uccido e mi fa. Dai, buono, Frankie Thor, non offendere. Non è un'offesa, però è un modo di dire sgarbato. Questo? Poi mi immagino che per chi sta a Domodossola è come un estraneo. Anche noi siamo terrori. Esatto, come uno che sta oltre la barriera. Che cazzo faccio? Non lo so, la moneta io non la userei così a caso. Però io la userei. Usala. E vediamo dove questa tua linea ci porta. Usiamola. Ti ho convinto sfidandoti farlo. Esatto, per voi che state a Domodossola, che a quanto mi avete detto è vicino alla Svizzera. C'è anche. A 24 stiamo già. Non ti devi preoccupare. Non ti devi preoccupare. Quello che deve arrivare. Anche Torino, noi invece siamo di Pistoia. Mi dispiace. So già che non lo farò. Non hai mana, non è che lo puoi forzare. Non ho abbastanza mana. Brese. No. Attenti al lupo. Arr. Attenti al lupo. Arr. Living together. Oh. Perché come l'hai presa lunga. Chi cantava questa canzone? Edoardo Bennato. No. Lucio sì. Dalla. No, forse era Edoardo Bennato. Lucio Dalla. Era Lucio Dalla. Con 5 cosa possiamo giocare? Questa mi rompe un po' il cazzo, però non è ancora così letale come sembra in realtà. Giochiamo questo che è un 3-6 e che quindi se me l'attacca muore. Vai. Come si è bloccato Dragon Goon? Mi dà molta soddisfazione del nome. Questa è una magia, eh. Se io gioco questo e poi gli gioco devi la moneta. Devi fare il vandalo, Slimo dice benissimo. Dice ciò che è la verità. E si riferisce a noi utilizzando... No. Ai 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 se faccio un figlio. Ai 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 lo chiamo Emilio. Ai 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 se faccio un foglio. Voglio. Si è riferito a noi con il nome Stockhausen. Devi fare il vandalo. Certo. Cosa faccio? Allora, lo rendo una pecora. E poi basta. Ah, giochi il monetazzo e lo fai fuori? Perché? Lo rendi una pecora? No, gioco questo. Lo rendo una pecora. E sì, e basta. Sì. Vai. E si avvia a tirare giù qualcosa. Giù. Dai ragazzi, dobbiamo rientrare in partita. Partipa. Dobbiamo rientrare in partita. E per ora abbiamo più carte, quindi questo gioca a nostro favore, decisamente. Ecco, evoca una bestia. Evoca una bestia è una rottura di cazzo, perché è una bella carta, secondo me. Anzi, facciamo veramente. No, ci ammazzano. Varia in Puglia. È una delle poche cose che credo di sapere sulla geografia. È Puglia, Bari, vero? Sì, certo. Nel tavoliere. Allora. Bari e Trani sono tutte e due in Puglia. 4 gli trincio questo. Sì. 2 gli trincio quello. Sì. Ci proveremo Baldur. È difficile perché Cacciatore è molto sinergico. Però per fortuna la tua magia non ti salverà. Non lo silenzi? Sì.
E allora che stiamo aspettando? Intanto silenzio. La tua magia non ti salverà. E ciao. Però ci fa 6 danni dopo. È un son uno, vero? Vabbè, io gioco questo. Scusa, e quel 3 cosa faceva? Quel segreto 3. Quando l'avversario gioca un servitore, ne evoca uno proprio sotto il controllo. Pensa, gioco lui o il segreto? Io giocherei lui. Ma, sì. Non giocherei il segreto perché non ti serve. Aspettiamo almeno ad arrivare alla fine. È la fine. Tutti in piedi sul divano. Ormai è una bella città, effettivamente. Evoca una bestia. Ora, se pela il 4-2 con carica. Madonna. No, peccato il 4. Peccato. Che culo di merda. Guarda. Bene, lui muore, però. Chi muore? Lui. Ora. Muoiono tutti, Faccio 4 danni a lui. E muore. Ma prima bisognerebbe fargli fare quelli di far pelare le carte. Già. Che fare? 5. E gli si fa 2 va giù. Vai. 5, 2. Ah, ce la faccio. Sì, gioca lui. Gli fai 2 danni a quello a lui. Sai, avevo... Sarà ritornato in partita. Questo è stato un bel turno, ragazzi, Tanto da dire bella giocata. La verità ti fa male, lo so. Anche un 4-5 con provocazione scudo divino. Tutte le volte che urto questa scrivania lo schermo traballa tanto da farmi paura. Vabbè, noi abbiamo provocazione. No. Anche lui. Allora tiragli per levargli lo scudo divino. Sì, ok, poi che fa? Metto questo anche. Non ti spolpare. Ah, lui lo metto. Va bene. O questo. Che lui lo gioca sicuramente una carta. E magari gli si fa andare anche in paranoia. Vai, manzi. Il mio inglese. Oh, bambinacce! Tutti a purificare il pozzo! Cool. Peccato che l'effetto di pozzo solare non si sia attivato. Propagato. Io metterei questa. Sì. Che ha quello lì avvelenoso? Allora, lui l'ammazzo. Devo farlo. Sì. Questo distrugge qualsiasi servitore danneggiato da questo servitore. Se anche gli fa un danno, muore. Possiamo tirare giù in qualche modo. Avanzate. Così. Ok. No, però devo ammazzare lui. No. No, perché poi gli fai un danno col potere. Quindi prima di attaccare ci pensa l'altra volta. E mettiamo una creatura. Anzi, non so se le metto tutte io. Tutte metto il 4-4. Una per volta. Però siamo messi bene così. L'ha rotta le casse. Ho rotto tutto. Il secchio. Che culo, madonna. Oh, ma tutta gli altri il culo. Va? Dai. Che schifo di merda. Mamma mia. Ho perso. Perché mi fa 4-3 e 2-9. Che pallini. Siamo sicuri, vero? Non aveva solo la mia. Abbiamo perso. Che palle, cazzo. Ho beccato la carta giusta al momento giusto. 2 in fila. Madonna, com'è rosico.
È stato un peccato, sì. Questo è un buon motivo per cui Hearthstone non ha ancora una chat. Cioè non puoi parlare con il tuo avversario se non con la chat, quella lì. L'hai voluto. La mia magia ti farà a pezzi. Mi ne... No, fammi... Questa carta fa care. Non è vero. Vado? Sì. Oddio, insomma... Vabbè, tanto è centrato su di 3, quindi... Poi ne volevi altre. Poi Jaina contro Jaina. Sento l'odore del sangue. Sento l'odore del sangue. Io le capisco molto bene le arti con furtività. Nel senso, con furtività e basta. Perché? Boh. Ma lo pompi, lo pompi, lo pompi, lo pompi. E poi lo fai diventare un... Cioè... Non lo puoi pompare. Perché no? Non può essere bersaglio. Certo, da te sì. Sei sicuro? Certo. Certo, un 2-1 costa una furtività. Non è malo, malo. Che faccio? Questo lo congelo. E lui muore. Perché ha fatto un danno? Perché fa un danno a tutti i servitori, a un servitore, a quelli adiacenti e li congela. Si è spiegata malissimo. C'è niente di meglio che beccare l'arta lì in quel momento. 24. Io che ci posso fare se mi cercano di figlia sotto? Oh, che casino fa questo? 1-7. Già, io la lì da 4. Io già questo gli faccio 2 danni. E ora? Dai, picchi. Dai, Ciambella, perché si fa sentire la canzone di Natale. Picchi provocazione. Dove va? Come dove va? Che saranno affari suoi, qua. Come dove ma va? No, ha scritto addoho. Anche ha scritto vado via, cara. Vado via, non lascia repliche, ma addoho. No? Allora, se questa è la sua risposta a tutto. Delle canzoni in sottofondo? No, le mettiamo tutta la settimana tranne oggi. Perché? Perché ci sarebbero dei... Io lo fo così, metto questo e l'attacco. Sì. E poi tu gli tiri anche nel viso di bruttura. E butto questo. Ah, vabbè. Tutta la settimana si mettono le canzoni quando sono da solo, così mi fate compagnia. Mentre invece non siamo anche noi, no, perché sarebbero delle discussioni su quale canzone mettere. Che io e il Belli abbiamo gusti diversi. Bene, bene, sta giocando un bel po' di carte. Perché io sono un musicista classico e quindi mi piace la musica tamarra come ogni musicista classico. Mentre il Belli è un ragazzino serio, gli piace la musica. Io metterei bella. Questa e questa. Metamorfè? Ma perché? Cosa fa lui? Ah no, questo fa schifo. Beh. Però alla fine del turno, non all'inizio, se ci pensi. Vabbè, possiamo giocarla dopo. Che fare? Oh. Non ci posso fare nulla. Però chissà se era una domanda o una richiesta. Chi è? Mettete delle canzoni. Spero sia una domanda. Perché la ruota del mulino gira in quel verso? Perché no? Appunto, ma perché sì anche. Ridendo e scherzando ho giocato un segreto. Il costo, guarda un po'. È sempre 3. Ok. 5, vai, perfetto. Non giochi quella da 5 e la affianchi con lo scudone.
Quale? Giochi la creatura da 5 e quella che leva gli scudi. Se tu dai provocazione... Che leva gli scudi? Quella, insomma, che mette la provocazione. Se ti dai provocazione e rabbia... Ok, parte... però prima posso attaccare lui? Così lui prende già provocazione... Ah, no. Te lo distrugge. 8 armatura. Va bene, 8 armatura ci sto. 8 armatura va. Ora 5 e scudi. Non so se metterlo via, almeno lo piglia solo lui. Perché? Perché lui è... Ora potrebbe morire, eh. Vabbè, morirà comunque. Tanto sì. Job done. Job done. Come c'è la riscarico? Vaffanculo. C'è furia del vento. Giù. Giù. E il segreto, no? No, voglio voglio scegliere chi deve morire. Ancora non so chi potrebbe attaccare. Siamo pari. Cioè c'è un leggero vantaggio. Lui c'ha 11 punti di vita in più, se ci fai ben caso. E ci trasforma la carta in una pecora. E ce la, anzi, vabbè, ce la distruggerà anche dopo. Eccoci. Io fagli tanti danni. Ora lo gioco il segreto. Non volevi essere, eh? Ah, me lo pelo la carta. Oh, bambini. Due e una diritto nel viso a quella vacca grassa. Ma perché tutte le partite devono essere tirate così? Perché gli avversari pescano sempre la carta giusta al momento giusto? È un complotto. E noi peliamo... Passami quella chiave, Darkore, passami. Che ruttazzo è attirato. Io non so se già invece solo magie. Guarda. E pelare, quindi. Sì, cioè devi fare attenzione, c'è un segreto. Quindi se giochi 6 è rischioso, perché potrebbe essere il segreto. Io gioco questo, potrebbe essere anche contrasto contro le magie. Che non è. Che non è. Che non è. Che non è. E quindi diciamo il pozzo solare e si trincia. Se c'è il pozzo solare ci copia, ok. Guardiamoci, sì, tanto bisogna giocare al pozzo solare. Poi un caso si riprende mano e si rigioca se restano in vita. Dobbiamo purificare il pozzo. Bambine, armatevi di granata, c'è da purificare il pozzo solare. Armatevi di granata. Che cazzo faccio? I don't know. Arco 2. Perché se l'attacco, poi lui mi fa 3 danni e muore. Ah, butta giù la pecora. Beh, bella, bella scelta di merda. Tiragli nel viso sti 6 danni, 5 danni. È giunta l'ora di riscuotere. Sta per scadere. Il viso e tira giù la pecora con la magia, con la magia. Ma non è una pecora, è un gatto. No, che gatti ha visto nella sua vita? Gombloddo. Gombloddo. Fa ridere. Oh. Ma va, però. Vabbè, allora vaffanculo. Non è morto. Ora sì. 5. Ah, è vero. Vabbè. Io metto questo. 3. La verità è... Ma che è la voce lì? I miei antenati mi guidano. Pecora. Eccoci. Ecco lo scettro di Mario. Sono pronto. Allora. Ma io non sono pronto. Io non sono pronto, cazzo. Mi faccio un danno. Faccio diventare una pecora a lui. No, distruggo lui, faccio diventare una pecora a lui. Ora mi piace. Ok? Vai. Ehi. Vado? Vai. E nel viso, sai. To, cane. Prossimo turno ci leva lo scudo divino. Ora tanto ci avrà una carta che...
proprio quella che gli serve in questo momento. E noi giochiamo quello, lo riprendiamo, ma lo rigiochiamo anche con scudo divino. Scuso divino. Esatto. Chiedo scusa divino. Vuole attaccare. Ah, vuole attaccare noi. Bravo. Bravo, no, ma bravo. Maremma, che. Dai. Non c'è nulla da fare. Tira di giù la pecoraia. Io non sono pronto a dire il vero. A dire il vero non lo dice. Chiedo scudo, apra fuoco. Cioè, ma questo è perché la gente va avanti a culo? Ci si prova, lo dico spesso, ma. Eccoci. Oh. Io fare 7 danni a diritto e sacrificare i Logan. Anch'io. No, no, prima fai, se tu devi fare 7 danni, fai. Oh, il grande pacco. Oh, questo è il genere di consigli che mi servono. Faccio prima anche questo. Intanto non conta nulla. E metto giù lui, almeno poi tanto lo riprendiamo in mano. Sì. Se non ci muore. Se non ci muore, ovviamente. La tua magia non ti piacerà. La tua magia non ti salverà. Che simpatico che sei, dai. Voilà. È buono. Rantolo di torte? Sì. Giuso. Che gli ammazzo lui? Che gli tiro giù lui o no? Ma è un 4-3, a parte può far male, eh? Tiriamolo giù. Muori, mago. Che ha detto? Muori! A volte mi dimentico le cose. Non ha senso, silenzio, perché tanto la volevamo distruggere. Ma vai a quel paese, però. Dai, che uomo di merda, eh. Wow. Oh, questo fa comodo. Gioca segreto, gioca segreto, gioca, 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 gioca segreto. Che cazzo lo faccio? L'amore non vuol uscire a fare. Allora non ti serve. Tanto se non ti muore ora, ti muore tu. Gioca segreto. Forse la riprendi in mano? Se la riprendi in mano, lo si attacca e gli muore e poi dopo la puoi giocare. Ma che dici? Quello è il mastro birrando. Fa riprendere in mano la carta, no? Sì. Beh, la puoi tenere in mano e giocare solo e lasciare in campo il mastro birraio. E poi esatto, quindi lo uccido, lo devo distruggere. Perché? Perché no, non ho capito che cazzo dici. Riprendi, siccome se ti muore dopo non ti serve a niente. E che lo riprendo? Ah, tiro giù e lo riprendo. E la riprendi in mano. Sì, ma lui mi attacca, mi fa 5 danni dopo. No, perché tu hai giocato il segreto. Quando l'avversario gioca un servitore, ne evoca una copia sotto tuo controllo. Avevo visto che segreto era. Alla canzone di Natale, Frankie Thor. Alla canzone di Natale di Stockhausen. In base a cosa mancano 7 minuti? Alle 10 e mezzo. Ah. Dio, mano, poteva già un 8 rotto. Io gli vado a diritto, gli vado nel viso a lui. O no? Il drago tira. Può morire? Eh? Sì, sì, sì. In realtà glielo posso uccidere. No. E gli si fa anche uno. Se non trova soluzione. Oh, ora ripererà quella cazzo di. No, io non quante ne deve aver trovato. Non è ancuna se ne è trovata di lì. Ora ci tira una palla di fuoco da 10 danni. Sa ridere di nulla. Bella giocata. Porca. Ah! Lo
lo sapevo. Ho visto quando ci siamo ammazzato quello con silenzio, quello silenziato, il 4-3. E per quello ha detto che bisogna ucciderlo. È andata bene, abbiamo vinto. Battendo il record di zero di stasera. Mettiamo la canzone di Natale e poi si finisce con... C'è per giocare anche a FIA? Possiamo anche sospendere la rete, no? No, finiamola. Lo porta in fondo? Sì. Dai, mettiamo la canzone di Natale. C'è tempo per la canzone di Natale, da noi composta, scritta e riarrangiata. Esatto, scritta da noi di Stockhausen. No, questa deve rimanere, questa va bene. Sono uscito dall'inquadratura perché quindi sentiamo un attimo se si sente la musica di Hearthstone. Si sente la musica di Hearthstone? Vabbè, niente. Mi raccomando, spengete tutte le canzoni preesistenti. Esatto, se state ascoltando un album, qualcosa, dovete obbligatoriamente, non perché, cioè è obbligatorio, per toglierlo, scegliere. No, esatto, e chiamate i vostri parenti. Grazie Baldur, mi raccomando, speriamo vi piaccia, speriamo, come no. Ma noi togliamo, allora togliamo l'audio, sì, E ce la godiamo anche noi. Ce la godiamo anche noi. Mi raccomando, speriamo vi capiate le parole. Sta per partire. Chiama il cane, presto. Allora, ora silenzio e si parte, va bene? Auguri da Stockhausen, amici. Sì. Stessa storia, stesso albero Natal, con il camice sceso di un po' di ciobar, non lo so che c'è in TV, speriamo che ci sia mamma, ho perso l'aereo, oppure una poltrona per due. L'oro del grande Natal, gli anni di Gesù dentro a una stal, gli anni della stella con la scia, gli anni di Giuseppe e di Maria, gli anni d'oro, incenso e mirra, i tre magi devono aspettar, Gaspare, Melchiorre e Baltasar, e ora mi attacco a sto caso. Stessa storia sotto l'albero a sperar, con il panettone e una calza che poi, lo so già, si riempirà di doni che avran portato con la vita le rendi capeggiate da Babbo Natale. Gli anni d'oro del grande Natal, gli anni di Gesù dentro una star, gli anni della stella con la scia, gli anni di Giuseppe e di Maria, gli anni d'oro, incenso e mirra, i tre magi devono aspettar, Gaspare, Melchiorre e Baltasar. E ora mi attacco a sto cause, mi attacco a sto cause anche a Natale. Comunque era Eddie Murphy. E questa era la canzone di Natale. Oh, bello, sono contento, mi sia piaciuta. No, basta però. Una basta. Basta. Durante la prossima settimana... Grazie Slivo. Durante la prossima settimana la metteremo su YouTube, dove c'è anche la sigla. C'è anche la sigla, vabbè, la sigla ormai è diventata famosa. Un cult.
Comunque, la metteremo su YouTube, potete scaricarla e spammarla. Stavamo pensando al video, avevamo già qualche idea a mente. Non ve la spoileriamo. Però non ve la spoileriamo, dai. Grazie, ci fa molto piacere che vi sia piaciuta. Anche questo amore un po' onanista. Esatto, esatto. Cioè, ci fa veramente piacere perché era da un bel po' che la volevamo farvela sentire. Speriamo che... No, ancora no. Ancora no. Speriamo che l'attesa... Insomma, sia... Come si dice? Come manca le parole, sono emozionato. No, dai, sta calmo. L'attesa, speriamo che l'attesa, non so il concetto che vuoi rendere, abbia valso, diciamo. Pacco, spiegaci cosa vuol dire onanista. Ah, onanista sono coloro che si amano, diciamo, dell'autoerotismo. L'onanismo è la pratica autoerotica. Ok, ok. Ah, grazie, grazie. Ci fa molto piacere, vi sia piaciuto. Abbiamo sudato 7 camicie per farlo. Ma non è neanche così tanto, dai. No, è venuta da sé. Sì, sì. E torniamo a Hearthstone, via. Basta godere. Basta occhi, diciamo, le stelline negli occhi. Scegliamo che cazzo devo fare. Allora. Via il 4, via il 4, via il 4. Anche te. Basta, ci si cambia tutta la mano, tanto vedrà che in mano ci tornano 3, 3, 4 nella migliore delle ipotesi. 3, 4, 3, 5. Come ti avevo poc'anzi detto. D'altronde la statistica... Io sono Stockhausen. Sei Stockhausen. Io sono Alessiana, non sono Stockhausen. Bello mi è vestito da Babbo Natale. Sì. Vedremo di fare qualcosa. È tranquillo, Dragon Gun, la canzone l'hai sentita. Giocheremo dopo a Fear. Ah. Passiamo. Perché ridi? Ah. Slimo, rimettiti il cazzo. Epic fail di Ciambella. Anche se non so se mettere come video il momento in cui balliamo con la chat lì da una parte. Allora, torniamo un attimo. Allora, troppe emozioni. Fanno l'uomo ladro. Sì, lo sai, sono... Sei tentato di giocare la moneta. Esatto. Vedo già da come guardi le carte con 3. Allora che carta con 3 vorresti giocare? Beh, a questo punto allora giocherei provocazione e rabbia. Visto che quella ha 1 di attacco. Mi piace. Forse siamo anche troppo precipitosi. Ormai la moneta l'hai giocata all'hype. I miei antenati mi guidano. I tuoi antenati ti guidano. Come mai ha la stessa carta nostra? Io giocherei da 3, lo congelerei e farei un danno a quella accanto. Sì. Eh? Sì. Sì, 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 sì. Ma e poi lo ammazzo. Morendo. Sì. E prendiamo tempo, bene. Ho rimesso tutto com'era? Penso di sì. Bastardo. Ma dal birrando. L'ha rigiocato. E ora gli divento un 4-2. Non ci attacca, nel senso... Che dici, lo rigioco? 4-2 peso, eh? Sì. Sì, sì, tanto... Tanto il mago che magia d'attacco ha? Potrebbe avere quella che fa 2 danni... E quindi con l'1-3 poi me l'ammazza. Il sacerdote, sì, un sacerdote. Ricordiamo che il sacerdote è op, eh. Dobbiamo purificare il posto. Andiamo! Cerda. 5-3, eh. Vabbè. No, lo pure, è vero. E ora fornisce... Non fa più il rumore del picchio. Ti proteggerò. Vado un po'. Pecore. Pecore.
Ma su di lui. Pecore, core, core. Sì, ma siamo nella merda. Accidenta il cane. 4, 5, 6. Nunu Ross mi chiama Alberto perché a suo dire assomiglio ad un personaggio di una soap opera. Una soap opera. Va. Assomiglio. Meno male l'ha data al solito. Meno male. Vabbè, io trasformerei in pecora anche lui. Sì. Come rotti il cazzo. Anche senza i tre. Sì, ma ci si piglia una sventola di legnate dopo. 6, 7, 8, 12, 14. Dov'è la scarichetta? Che ci tira roba? È il momento di spargere un cazzo. È una soap opera dal piglio molto argentineggiante o spagnola. Di dice che io assomiglio a un dottore di quello lì. Non a un lupo? Esatto, quello lì. Sono mattiniera. Ma perché sta giocando tutte queste creature? Cioè, lo sa che se io avevo quella carta che sì, fa 4 danni a tutti. Tanto non ce l'hai. E ti becchi 4, 5, 10 danni così. Quindi io ho cagato anche il Nip. In piastro che non sei altro. Ha finita la partita, sì. Già finita questa partita, presto giocheremo a Spear. Grosso archivio. Presto giocheremo a Fiera, ragazzi. Mi hai fatto ridere perché così Slimo può riprendersi può riprendere a farsi. Perché spegniamo le luci? No, perché facciamo vedere una Fiera. Ah, non era così sbanale, cioè sbanale. No, è giusto che tu me l'abbia richiesto. Ti aspettavi che non l'avrei capita, insomma. 4, va. Al prossimo turno sei un tuffa del malefeso. Beh, mi sa che si è perduto. Si è perduto. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Lo zoo comunale. Si potrebbe andare, vengo anch'io. No. Tinchi bene, Slim. Zord è più un gioco da metà settimana. O da notte fonda. O da notte fonda. Però delle volte quando gioco a Rory o Sonno è un casino. Perché poi dura anche tanto, Ror. Se sei bravo. Appunto. Ora l'ha finito una volta col mio aiuto fondamentale. Si potrebbe andare, vengo anch'io. No! Si potrebbe. Se non avete capito la citazione. È normale. È normale. Proprio consigliamo i corti di Elio su YouTube, fanno ridere. E questa è una citazione da un corto di Elio. China contro Troll. Tisoma. Per morte il fato. Bello, com'è? Com'è, come non è. Finisce tutto a tra luce e vino. Com'è il coso che caga i totemi? Lo sciamano. Lo sciamano è op. È op? Speranza? No, op. Oppi. Vuol dire. Frankie Thor, cosa vuol dire op? Vuol dire che è sgravo. Ah. Over potential. Overpower. Overpowered. La O è per over per forza. E tipo 1. Spero ti piace la mia invenzione. No, mi piace il pavo. Pavel. Allora? Mm-hmm. Finalmente una partita un po' più stabile, cioè più standard. Alla seconda mano. No, cazzo, più standard. Le altre partite già al secondo turno sarà nella merda. Voglio dire che comunque, cioè, se ti hai in un'arena puoi scegliere tra mago, chierico, insomma, sì, chierico. E sciamano, che scegli? Le domande indiscrete di Paccosi Michele. Di diciamo anche a Minecraft. Minecraft. Aspetta un attimo, sto pensando. Io gli tiro giù questo.
Poi faccio causa congelamento a tutti e fai un danno. Ok. Andiamoci dentro. Andiamoci dentro, vai. A Minecraft ho provato a fare... Allora, noi come Stokhausen ci abbiamo giocato molto tempo fa, molto tempo fa. Sì. Abbiamo fatto un serverino bellino dove potevamo entrare solo noi tre. E... era divertente perché eravamo riusciti a costruire il portale per mia mano, però una volta... Fino a quando... Una volta arrivati di là, il buon caro vecchio ciuffo, detto Fabio, ha picchiato uno di quei maiali pinati. E quelli si sa che se vengono picchiati si sfamano di brutto e ti inseguono e sono difficili da tirare giù. E così è finito tutto a taralluce e vino con distruzione del portale e smettita di giocare. Che faccio? Metto la chierica, diventa un 6-2, attacco lui, lo uccido. E allora perché? O dici che lo vorresti... Perché sprecare la cosa, il pozzo sola, solo per fargli diventare 6, eh? Sì, e poi distruggo quello e si rimane col vantaggio sul campo. Che ne pensi? È un lapo... un po' sprecata. No, dobbiamo purificare il pozzo solare. Oh, è il tuo turno, devi dirlo. Bambinacce, andiamo tutte in piazza. C'è da purificare il pozzo solare. Bambinacce. Bambinacce, perché? Perché è un po' perché solo perché siamo in seconda serata, esatto. E quindi le bambine sono diventate porche. Esatto, il Fabiana è un po' uno zubo. Io mi ero, io avevo costruito la cupola. Io avevo costruito una torre diritta, no? E tutto intorno una ferrovia. Però abbiamo comunque smesso di giocare. Un'altra cosa bella era che Alessiana si interrogava su dal dove arrivassero tutti i creeper. E io, perché ero io l'addetto alla costruzione delle difese, no? Avevo fatto anche una bella difesa. Avevamo fatto anche il golem che si buggava. Sì. E poi abbiamo scoperto che la sua mania per i rampicanti aveva messo rampicanti da tutte le parti, anche sulle mura, e quindi i creeper si arrampicava. La mia deformazione professionale da designer aveva portato a rendere la nostra abitazione più figa possibile. Sì, e non a prova di creeper. E io venivo costantemente offeso. Come è giusto che sia, fa così. Sì, sono concorde. Sono concorde? Però era bello, faceva molto. Poi i nostri impegni. No, sì, ci giocava un anno fa. Perché mi ricordo c'era l'albero di Natale in casa. Io me lo ricordo. Io me lo ricordo. Vabbè, e che fai? Metto giù questo. Ah, perché le picchiane? Sì, sì. Questo. Lì. Forse lo dobbiamo mettere di là. Forse sì. Vabbè, lo puoi mettere dopo. Ok, vai. Gli trincio lui. Facciamo 6 danni. No, un po' attaccare. Che sei? Passo. Non avevo anche carico. Se sei messo bene con le creature che hai lì, giocare una creatura o non giocarla è comunque un'arma a doppio taglio. Perché la paga 4? Perché l'ha giocata prima con un'altra carta. Leggiamo un attimo la chat. Non giocherò mai più contro i bot. Ho incontrato dei noob assurdi. Dove? Taolight. I bot sono noob. Ah, lol. Io in quanto noob pacco uno dei noob. Allora attacco qui. Ora non generalizziamo, non da tutte le parti. Su alcuni giochi di andiamoci dentro. No, avanzate. Ok. Frankie Thor cosa dici con un po' di figa qua, nel senso? Io sta giocando il mondo questo. Il mondo era in pericolo.
Beh, sì, per restare dietro al nostro stream of consciousness, in realtà dovreste effettivamente guardare. Aspetta, 5, 4, 9, si è vinto. Andiamoci dentro. Fiat si allontana di un passo. Era una citazione. Che citazione? Nessuna figa qua. Dov'è? Un po' di figa qua. Io le canzoni di Elio non le conosco tanto, le conosce più lui. Ma era una canzone di Elio. Non lo so se è un corto o una canzone. Gigi! Sì, questo non ha avuto. Non ha respirato. Si è arrabbiata come avrebbe fatto il buon Alessiano. Gli è arrivata una scaria di legnate, ragazzi. Gragnola. La gragnola di legnate. La gragnola. La famina fa così? No. Faccio skate in macchina. Mimmo schiattarella. Aspetta. Eccolo lì, chissà la moglie se è a casa. Che guanto volentieri perché Ferrari Claritana mi invita a fare questa manifestazione. È motivo da bello, bello. Bellissimo. Pacco. Io al secondo turno. Ma quante carte hai? Tante. Al secondo turno c'è cioè questo, moneta. Al secondo turno però? Sì. Ma è inutile. Io ho la moneta. Fammi pensare. No, perché a me non gioco una magia, quindi... Sì, prendo... lo so, però prendi più uno e se non usi. Esatto. Magari c'entra un'altra carta da uno. Io? No, io gioco su un 21, 21 pollici. Più un portatile... accanto. Che cazzo ce la fa questo? Dura zero, dura veramente. Contro umano. Sì, ecco. Viene, cioè, la moneta te la servi. Poi giochi anche il 2, capito? Ho capito. Ma un po' di figa qua. Ma stiamo scherziamo. Già. Stiamo scherziamo. Oh, sono su un buon livello. Guarda. Cosa? Hai visto Malfurion? Oh, mi ha presa male. Furien. Dai, forza. Via i draghi. No. Oh, poi che gioco, scusa. Non potrei comunque giocare a nulla. Mettiamo lui. Va bene. Allora, i draghi non diciamo. Che i miei antenati di qui. No, Hearthstone l'ho messo a 1600x900. Perché almeno ho un bordo a destra dello schermo dove vedo la chat, vedo il programma per andare in streaming. Che cazzo fa questo? Questo è un hub di merda. Vedremo. Volevo dire, io mi ricordo, ma forse l'ho già detto, che quando giocavo a LoL mi ricordo i giorni che non ero chiari dell'estate, quando cagavo e mangiavo le schiacciate. C'era un personaggio che mi piaceva molto e stavo giocando per prenderlo. Che era uno che c'era. Metto lui? Sì. Scusa se ti ho interrotto. Uno che c'aveva. Non me ne fregava un cazzo. A nessuno. Uno che c'aveva un pistolone. Si chiamava Darius, è possibile. C'era uno che si chiamava Darius. Dove? A LOL. Che picchiava di. Che picchiava di brutto. Boh, devi chiedere a Taolight, alla nostra frangia di LOL, di lollisti. C'era uno che picchiava 12 viewers, questo è il record, amici. Mamma mia. Grazie per tutti quelli che ci stanno guardando dalle 9 o che si sono appena connessi. Anche grazie a tutti, perché siamo così, che l'amore vive. Anch'io Slimo giocavo a... Sì, ho Slimo, ma che scherzi. È che tu scherzi per davvero. Io ho fatto come ve la valuti questa? Due dragoni, missili arcani, con la possibilità che lui muoia. Mi sembra una gran cosa. Non può essere bersaglio, però vediamo. Non può essere bersaglio, io non lo bersaglio. Tu mi sembri un bersaglio. Uno,
2 è morto, ragazzi, è morto. Sì, c'aveva un ascione, però mi ricordo lo tirava e che faceva. E ora ti di tutti. Chi devo uccidere? Lui. Anche a questo gli arriva una scaria. Forse sì. Ah, sì? Ma a te poi così ti gira? Sì, ho un mia e ce l'ho 4 giga di RAM, di cui 2 dedicati anche. Che lascia fa? È un computer vecchio, ma l'avevo preso apposta. Anch'io giocavo a LOL, ho giocato con Udyr. E io c'avevo la... A me piaceva usare uno dei primi 4. Insomma, rigenera 8 punti vita. Ma là, che pro. È vero, sì. Ah, io mi piaceva usare aspetta l'angelo, come si chiamava? Abbiamo vinto? No, come fa a aver vinto? Gli faccio 6 danni, sì. Gioco questo, loro sì. Diventano 4-4, 18 danni. Vediamo. Yes! Quanto era che studiavo ingegneria? Io? No! È Ciuffo che studia ingegneria. Ciuffo studia ingegneria edile. Gigi! È un laureando, via. Mentre il signor Alessiana che è alla mia destra. Sono dottore. Dottore in? Disegno industriale, specializzando. Io? E te, Paccosi, cosa studi? Anch'io voglio essere definito laureando. In cosa stai laureando? In matematica. No, se ti stai laureando in onania. Bello. La tesi? Sulla tesi mi fa uno schizzo alla lavagna, non ho bisogno di... Tanto... No, invece sono... La luce porterà alla vittoria. L'hai voluto tu. Chimica male. Chimica è una materia pura, non matematici, chimici. Io ce l'ho. Io chimica ce l'ho sempre. Dopo che mi ubriaco ce l'ho chimica. La fame. La fame. Bella questa, 25. Fisica, chimica e matematica, le tre materie pure. Io adoro gli studi a queste materie. A Genova, no. A Roma, sì, scusa. Roma c'è una bella università. C'è delle belle navi. Non credo. Cosa intendi per navi? Non lo so. Che cazzo faccio, mo? Mo passimo. Microbiologia. È come chi va a economia e studia microeconomia. Come chi va a matematica e studia micromatematica. Chi va a prestigiazione e studia microprestigiazione. Su YouTube c'è anche un video che ho fatto io qualche anno fa. Allora, sono tutti i tuoi video di YouTube, vai. E c'è un video di YouTube con molte visualizzazioni, niente, volevo solo dirlo. No, vedi? No, sveleno. Era una battuta legata al concetto di micro associata a una materia nota. Stiamo solo sparando bischerate. No. Microbiologia credo permetta di diventare tecnico biologo all'interno di un ospedale. Che faccio, Pacco? Da lì c'è quell'1-3 che deve essere assolutamente asportato. Quindi gioco... Paio, ascoltami un attimo. Gioco questo? Sì. Pensi sia utile? Beh, penso che abbia una creatura in campo, male un fa. Perito chimico. Peritonite. Siamo in forma ora. Perché passate passate le 10 e mezza, mi scatta la demenza da
Questo ha fatto la giocata più stupida del mondo. Intanto è a 30 e te a 20. Perito chimico ambientale. Ah, mi sorge un dubbio. Perito chimico, bisogna essere dottori per essere periti? No, io sono un ignorante, quindi veramente. Fabio, l'entità? Fabio è un ingegnere, quindi. Questa gli faccio due danni. Sì. Anche se ho sbagliato, accidenta a me. E allora? Dovevi giocare un drago? Tutte e due le potevo giocare. Vabbè. Ciao Ciambella. Saluta, stronzo. Ciao Ciambella, scusa, ero perso nel... Lui si perde nel leggere. Oh, scusate, sono lento di lettura. Ah! Solo io e Mordino. È un istituto tecnico, ho capito. Come mai abbiamo un Mordino? Che avevo già sto segreto. Che palle. Secondo me quel segreto deve essere risistemato. Esatto, solo per il fatto che hai detto cani giapponesi dell'Amazzonia hai sclerato anche tu. Quindi, torniamo a noi. Solo io e Mordino. E se gioco lui, che mi fa? Lui è lui stesso, tanto si mette lì a un bel, insomma, come... bel legno. Sì, esatto, come quei bocconi grossi che vanno giù. Nessuno. Solo io e Mordino e di cervello tu n'hai poino. Bravo Frankie Thor, vatti a fare i muscoli. Si va a pompare di brutto. Bene, bene. E cani amazzoni in Giappone. Le famose cani amazzoni. Che vanno a cavallo. Immaginatevi le cagne che vanno a cavallo. Ma era un rischio che dovevamo correre. Ovviamente domani su YouTube metteremo questa puntata, ovvero l'arena di stasera, la seconda ovviamente, perché la prima è durata poco e non l'abbiamo vinta. Per Argus. Dio di Argus. Questo è il suo scudo per Argus. Vergalo ci ha picchiato, E l'ha anche curato. Ma lui non l'ha morta. No. Ma che faceva il 5 lì? Quello che abbiamo testé pelato. Ogni volta che lancio una magia. Allora, picchio lui. Gli faccio un danno. Gioco lui. Vai. La giustizia trionferà. Mamma mia, che doppiatore di viola. Vero? Oppure gioco il drago. E lo faccio diventare un 1-1 questo. Pensi sia inutile? Probabile. O ci fa 6. Ciao Dragon Goon. Ciao. A volte ci perdiamo nel dire bischerate. E non siamo più cortesi. Io non sono mai cortese. Pier cortese. Per cortesia. Pier Francesco Pingitore. Da bambino credevo si chiamasse Pier Francesco Tingitore. Grazie Dragon Goon, grazie. Di cuore. Grazie, sì. E complimenti si fanno piacere. Intanto siamo 11 visualizzatori, il che attesta. Se è la prima volta che vedete sto Kausen, ciao. Se è la seconda, ciao. Dalla terza in su, ciao. Ok. Vediamo cosa decide di fare. Allora, ha deciso di non toccarci. Picchiare. Ma che è matto, è impazzito. Ha perso il senno. Allora, metto questi due. Sì. Faccio. E poi. 6 danni a lui. E non solo. Quando ti guardi intorno vedo i bambini poveri e non so. Ma cosa provate quando lì? E ora do anche. Oh!
E ora do anche provocazione. Certo. Le do a questi due. Sì. Si può provare se è silenziato, sì. Certo. E ora con lui attacco lui. È giunta l'ora di riscuotere. E lui ammazzo lui. Sì, sono d'accordo. Ottima giocata. Certo. Grazie. Hai risposto a me? Sì. Certo, potevi prima ammazzarlo e poi dare provocazione. Però... Va. Il cattivo. Quella lì da uno. No. Prima gioco questo. Lo favorizzi? Sì, sì. E poi gioco questo. E poi gioco questo. Ah, niente posso No, perché a me c'è una provocazione. Ok. Ma che cazzo, perché ci sono? Giocano corsi intorno. Sei pronto per questo? Ecco, questo è un bel legno da togliere. Tacchiti. Se non lo... Allora, aspetta, perché lui prende più 3 attacco e diventa un 5. Se non si mette lui. Gli facciamo... Di questo gli mandiamo addosso queste due carte. Sì. E peliamo... Non uno, ma due. Sì. Fantastico. E picchiare. Lo metto lui? Glielo metto? Che dici? O lui per sicurezza? No, preferisco lui. Vai. È una carta un po' più piccola. Almeno non rischiamo sì. controlli mentali strani. Roba del... Anche se ovviamente prenderebbe lui. Madonna! Ipso facto. Che palle. Ipso facto. Era bello se finirei morta. Sì. Vabbè, niente, si ammazza. Ma che gli devo fare? Lo lascio lì. Ammazzate. Vai, vediamo un po' se ora. Questo? Sì. Vai, vai. Come direbbe il Parini. Chi è il Parini? È uno scrittore. Dice vai, vai. Ma no, che il Parini è uno scrittore, sì, che dice. No, se... Giulio Beccoforte. Buffo Beccoforte. Nel nome della luce. Oh, poi io ne c'avrei un'altra. Ma buona donna. Let's make a lot of succhios. La giustizia trionferà. E l'ammazzo. Sì. La giustizia trionferà, è lo stesso doppiatore, non... quella di Tarsi. E gioco lui. Non il più uno potenza magia. Io non sono! Oh, li ho tutti! Tanto, che carte c'ha per ammazzarmene tutte? Nessuna! Oh, sai, c'è sempre una. Job's done! Job done! Questa è l'arena di Hearthstone. Di Hearthstone. Bravo! Oh. 4, 3, 7, 7, 14, niente. E 2, 16. E 1, 17. Allora facciamo il conto. 3, 4, sono 7, più 7, 14, 15, più 16. 2. Non mi basta il... Non mi basta il mana. Vabbè. Gli trincio lui. Sì. Gli trincio lui. Sì. Gli trincio lui. Sì. Glielo sparo addosso. Vai. E anche un colpo di mana, vai. Colpo di... Ah, ne avevi uno solo, mi sembrava un due. Ma guarda questo! Vada un po', ma vada un po'. Cioè, che gli va a dire uno del genere? No, se lui lo metto muore perché gli fa due danni.
Che gli vuoi dire a uno del genere? Gli vuoi dire vaffanculo, gli vuoi dire. Mi fa più danni lui a me che io a lui. Rabbia, va? È il momento di sparcire un sale. Non so se li metto tutti e due. Che dici? No, scusa, se ci fosse tutte e due cosa faresti? Attaccheresti lui. Ah, appunto, poi lui gli fa 5 danni. No, te attaccheresti lui. Lui? E allora lui gliene fa 2 soli, gliene fa 5. Che cazzo dici? Allora, lui gli leva l'ammazza, rimane questo in campo, gli faccio un danno, ecco. Ci arrabbia e ecco. Via. Io l'avrei fatto. Ora, se c'ha consacrazione, questo è un altro par di maniche, perché porco due, accidenta a loro. Tanto, contro il culo la corrente. There's no power that you can use verse. Che culo di merda. Fammi pensare. Dai. Va là. Guarda che classe. Guarda che culo schifo, eh. Congelalo. Seduta strana. Ti fa 2 danni. Ha riportato la partita dalla sua. Guarda, bello. Mettiti dietro. Oh, per un mana, eh. Per un mana non si è vinto, eh. 5, 6, 7, 8, 9. Il segreto cosa fa? Speriamo venga l'arte e gli faccia 6 danni. Sa bello, come riderei. Ci ho creduto. Perso. Cioè, ti può trasformare 5-4 in una quevera, ma tanto lo ti fa 2 danni. GG, GG, è finita anche questa. Già fangolo, GG. Per umana. Quante gliene scriverei avessi la chat? Quante gliene scriverei? Abbiamo subito. Quante gliene scriverei? E allora, però ci siamo divertiti. Via via, giochiamo a Fear. Sì, eh. '50. Ah, mica male. Quanti soldi si è buttato via stasera? 300. Oh, leggendario! Più 5 potenza magica. E ora, che cazzo fai? Voglio vedere un attimo il plot degli episodi precedenti. Bene, direi che possiamo chiudere. Anzi, prima disincanto le carte. Abbiamo avuto molta sfortuna stasera. Anche se il mazzo, quello del mago, era forte, eh.